Umberto Felluca, siamo nel cuore della cantina Russi Superiore, sede della Marco Felluca di Russi Superiore. Qual è il futuro di questa viticoltura e cosa possiamo lanciare come messaggio da questa splendida barricata? Ma insomma, la domanda è impegnativa, ma insomma, quello che posso dire, insomma, in questo mondo sempre più globalizzato, dove purtroppo sta entrando la speculazione e non uno che vuole investire per fare qualità, direi che la ricetta, insomma, non c'è una sfera di cristallo, ma insomma, fino adesso abbiamo avuto il nostro spazio, le nostre soddisfazioni sul mercato, cercando di valorizzare quella che è la nostra storia, e con una tradizione che, come arriva la quinta generazione, fortunatamente sono stato agevolato, perché ho avuto chi prima di me ha investito e ha tracciato un percorso. Senti, abbiamo parlato prima di varie vitigne, anche con tuo padre, di Pino Bianco, Pino Grigio, tu cosa lanceresti da quest'area in questo momento? Ma io lancerei un messaggio di caratterizzazione del prodotto. Non dobbiamo correre dietro alle mode, comunque siamo inevitabilmente, anche se non vogliamo, influenzati, perché adesso, non so, ci vestiamo in modo un po' diverso, magari con una giacca più corta rispetto a 20 anni fa, e tante zone prestigiose del mondo hanno variato un po' la qualità. E quindi, però, insomma, cercare di rimanere in qualche modo autentici e di non correre a quello che il mercato chiede, ma imporre. E qui io non parlerei di vitigni internazionali, autoctoni, locali, insomma, parlerei di varietà tipiche, perché da quando poi un vitigno autoctono? Da 200 anni, da 300, 500, 400? Direi, parlerei di autenticità e di caratterizzazione di un prodotto senza seguire le mode. Questa è la strada che dovremmo continuare a percorrere. E offrire Venezia Giulia da scoprire, quindi questa è la ricetta per mantenere l'identità del nostro territorio, del vigneto regionale, che proprio grazie anche al Coglio è riuscito a mantenere un presidio, un caposaldo di qualità che lo farà emergere anche sulle produzioni internazionali, è vero? Sì, beh, qui insomma, direi il Coglio, la collina in generale del Friuli, del Friuli Venezia Giulia, c'è anche la Doccasso, ma ci sono anche molte realtà e molte aziende della pianura. Io non sto qui a parlare di denominazione, certo la collina non ha seguito certe mode, le entrate di nuovi vitigni o di nuove denominazioni non ha stravolto la produzione, però insomma, parlare di un discorso comunque trasversale, perché c'è una parte della produzione che è ancora alla ricerca di una propria identità, e questo secondo me è una cosa che non va bene, perché magari qualcuno cerca di portare via l'identità a chi ce l'ha. Invece ci dovrebbe essere un percorso, dal mio punto di vista, ragionato, portato a medio e lungo termine, con una visione, non so, a 15, a 20 anni, a 30 anni, a vedere cosa vogliamo da questa regione, cosa vogliamo dal mondo vitivinicolo di questa regione, e non pensare solamente a domani e a come guadagnare di più domani. Ecco, quindi una visione a medio e lungo termine. In questo, secondo me, la collina l'ha sempre avuto, in particolare il Coglio sì. Altre denominazioni, direi chi più chi meno, ma insomma non c'è stato un percorso univoco in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Bene, questa è l'immagine che il nuovo Coglio, il Coglio Moderno, riesce a dare, a trasmettere a tutta la viticoltura regionale. Cari amici, avete capito, stiamo andando su marce molto in avanti. Sì, ecco, ed in questo direi che la nuova frontiera del Coglio è passare dalla DOC alla DOCG, diciamo che potrebbe essere già di fatto nella produzione, perché abbiamo delle rese molto basse e seguiamo un percorso, insomma, di qualità da sempre, poi naturalmente con l'alternanza delle diverse annate. Però la cosa importante è che questo contenitore delle OCG lo riempiremo anche di altri valori, che sono la questione ambientale, appunto, ancorare sempre di più il prodotto a quelle che sono le nostre tradizioni, e riscoprire un uvaggio che ha fatto sempre parte della nostra storia, è stato messo un po' da parte come uvaggio, gran selezione, poi sarà Ribolla, Pino Bianco e Malvasia, insomma diverse cose per continuare a mantenere, insomma, una strada che ci ha dato fino adesso grandi soddisfazioni. Qualità, sinergia, qualificazione ambientale, quindi questa è la vera ricetta per alzare la viticoltura nostra, nostrana, quella vera, quella che parte da Coglio. Grazie e buona visione. Grazie a voi. Bene, grazie.